Liquore alla caramella Elac, il liquore dedicato a Pasquale dei Fratelli Manna. O vuoi sapere o prezzi su liquore? O vuoi sapere sì o no? Sì, papà. No! Io mo bevo. Mamma mia, Carmen. Mangia questa caramella Elac con tutto il ginocchio e alla fine non muna. Vieni a vedere come l'ha già fatta. E mo, vieni a presa a me. Ti spremmo come un limone! Questo è dedicato proprio a Pasquale Manna. Allora, voglio, per fare questo liquore, io vi do adesso le dosi e vi faccio vedere poi dopo alla fine quanto liquore esce. Allora, guardate a me, 500 ml di latte parzialmente scremato e 300 ml di panna fresca liquida, ok? Allora, mo, prima di accendere qui sotto, ci ha mascato ciao aiù 400 grammi di caramella Elac, quindi mono poche pazienza, andiamocela a scaldare tanto bella e poi dopo ce la andiamo a mettere nel latte e nella panna. Ecco qua, 400 grammi e ce la andiamo a mettere tutte quante all'interno. Mo voglio, accendiamo sotto, non la mettiamo proprio forte forte forte, va bene una fiamma media, tanto bella. E ogni tanto andiamo a girare, vedete che poi le caramelle Elac, poi diciamo Elac Pasquale Manna, che mi fa morire veramente quando ogni volta che vedo un suo video. E andiamo a girare fino a quando poi non si scioglie tutto. Poi vi spiego che cosa dobbiamo fare. Si sono sciolte le caramelle, papà! Mannaggia cuore cesso, niente ancora. Vabbè, comunque sono quasi quasi sciolti. Dai, tutto quanto, dicimi, ancora altri 2 minuti. Ora. Ma non vedo proprio quello che mi tocca fare, Ma a parte gli scherzi che sto imitando a Pasquale, però è inimitabile, è troppo forte, mi viene troppo da ridere. Allora, adesso che si sono sciolte le caramelle, no? Ci andiamo a mettere 200 ml di alcol puro al 95%, ok? Ma se non lo volete tanto tanto forte, voi potete mettere anche tranquillamente la vodka, una vodka bella forte, ok? Adesso io ce lo vado a mettere dentro, tanto bella, perché vedete anche sobbollito un pochettino, ok? Adesso giusto altri 15-20 secondi che c'è ancora la fiamma medio-alta accesa e posso spegnere. Adesso voglio, io faccio un passaggio che voi potete anche non farlo, però io comunque me lo vado a filtrare, tanto bello, ok? Quindi, tanto bello, me lo vado anche a filtrare. Vedete, mo stavolta abbiamo avuto fortuna, pochissimi resti di caramella, però a me mi piace così. Allora, ora, bottiglie, voglio, le dovete sterilizzare. Come si sterilizzano? Prendete una bella pentola capiente, ok? Mettete acqua fredda, immergete le bottiglie, compresa l'acqua, cioè praticamente deve essere immersa nella bottiglia, nella pentola con l'acqua fredda, accendete sotto e mettete il coperchio. Nel momento in cui l'acqua raggiunge il bollore, dovete aspettare 35-40 minuti. Dopodiché spegnete. Vi ricordo, dopo 35-40 minuti che ha raggiunto, insomma, il punto di bollore, spegnete. Lasciate raffreddare le bottiglie all'interno di questa pentola. Poi, una volta che si è raffreddata l'acqua, la prendete la bottiglia, la capovolgete sotto sopra e la lasciate così sgocciolare. In questo momento avete una bottiglia perfettamente sterilizzata. Mo' che facciamo? Una volta che l'avete sterilizzata e che vi ho spiegato il passaggio, andiamo a mettere il liquore tanto bel all'interno della bottiglia. Naturalmente, una cosa che ho dimenticato, che è molto importante, fatelo raffreddare prima di metterlo nelle bottiglie. Io l'ho messo ancora tiepido, però comunque voglio, è meglio metterlo quando è bello freddo. Ma adesso voglio, lo andiamo a mettere un po' nel frigorifero e poi dopo ce lo andiamo ad assaggiare. Babù, ma tanti comunque già l'ha già assaggiata all'inizio, mo' assaggiata a volte, com'è buona, mamma mia. Amo, comunque tu a me che mi fai fare, però. Mamma mia, comunque un abbraccio e un bacio forte a Pasquale Panna perché veramente mi fa morire. Comunque speriamo che questo liquore alla caramella Elac vi è piaciuto. Comunque l'ho fatto veramente per divertimento e per gioco perché poi insomma
si fanno tanti liquori e io tenevo proprio desiderio di fare la caramella e la, ok? Comunque, vai giù. Mo' scherzando e ridendo e facendo battuta alla Luigi, e c'è la verità. Vabbè, questo si deve bere proprio freddo, freddo, freddo. Io non potevo aspettare, vai giù. O veramente e a fine romulo. E comunque, ho buon sapere da voto prezzo. Ho buon sapere prezzo. No. Ma boh, stavolta non arretta il gioco. Voglio liquore alla caramella e lac dedicata ai fratelli Manna. Ciao Pasquale, ciao Cora.